make me feel like a teenager in love, and you make me feel like I'll be forever young. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Come state? Io sto bene, in realtà ultimamente sono davvero di buon umore e mi è venuta voglia davvero di fare tantissimi video e io cercherò davvero di postare il più possibile, ma quest'anno davvero è dura. Io, cioè, ho un sacco di cose per la mente, tra l'altro quest'anno anche gli esami di quinto, quindi devo cercare davvero di organizzare tutto il mio tempo, perché veramente vorrei portare tantissimi contenuti su questo canale. Oggi volevo farvi un video piuttosto richiesto, ovvero il What's on my iPhone. Io ho un iPhone 6S rosa, ovviamente, perché io amo il rosa, e ho una cover della Supreme, tra virgolette, e l'ho presa su AliExpress pure fighissima, perché tipo ha lo specchio dietro, però se è tipo tutto graffiato, però vabbè, l'ho pagata 1 euro, insomma, quindi scialla. Vi mostro subito che cosa c'è su questo telefono. Allora, in realtà il mio sfondo è questo, cioè sia lo sfondo del blocco schermo che della home. È uno sfondo base dell'iPhone, perché non ho più immagini da mettere, non so più cosa postare come sfondo, e mi sono scavata tutto WeHearted, sarebbe una delle mie applicazioni preferite, che dove vi mostrerò, che ha tipo tutte le immagini vintage, cose così, non ho trovato un cavolo. Quindi per adesso il mio sfondo è questo. Inizio subito il video mostrandovi le mie applicazioni preferite, ovvero Facebook, che in realtà non apro da una vita, perché Facebook credo che stia vivendo quel momento in cui non se lo fila nessuno, cioè su Facebook ci stanno soltanto i quarantenni. E il nuovo social numero uno credo che sia diventato ormai Instagram. E infatti uno dei social che ho sul cellulare, questo è il mio profilo, molto molto semplice in realtà, è molto molto colorato e anche molto disordinato, dovrei sistemarlo un po'. Poi vabbè, Messenger per i messaggi, poi ho YouTube ovviamente, su cui passo tipo tutte le mie giornate, tutto il giorno su YouTube a guardare video, youtuber, cose così. Poi ho Snapchat, che in realtà lo uso più che altro per i filtri, perché diciamo che gli snap non li mando neanche più, perché ormai con Instagram, con le storie, faccio prima, cioè Snapchat mi distrugge la batteria, cioè si ruba, vi giuro, io solo che apro Snapchat mi si tolgono 10% di, mi si toglie 10% di batteria, una cosa assurda. Poi ho il YouTube Studio, che sarebbe un'applicazione per i creator, i youtuber, comunque vabbè, tutte le persone che hanno un canale YouTube, diciamo una partnership, credo che sia solo per loro, anche se può essere pure che si può, diciamo, può essere per tutti quanti, non lo so. Poi ho Musical.ly è una delle mie applicazioni preferite, perché cioè veramente mi ci sto appassionando tantissimo, mi diverto un sacco, e però purtroppo anche Musical.ly, cioè, ti ruba veramente tutta la batteria del telefono, quindi a volte mi trovo che ho l'ispirazione, voglio fare 100.000 Musical.ly, però non ho batteria e non li posso fare. Poi, allora, come applicazione ho Google Traduttore, vabbè, quello lo uso a scuola. Poi ho PC, che sarebbe un'applicazione per le mestruazioni. Poi ho l'applicazione per la musica, iMusic utilizzo, sarebbe questo. Vabbè, vi metto l'inserzione. Passiamo alle mie applicazioni preferite per editare le foto. Allora, la prima in assoluto è Viscocam, che mi piace da morire, sono già un bel po' di anni che lo uso e mi piace perché ha degli effetti molto particolari, molto vintage, mi piace molto l'effetto sgranato che appunto rende l'immagine molto ruvida, fighissima, mi piace un sacco. Poi ho Afterlight, che mi piace molto perché in pratica fa, vi mostro nelle foto, fa tipo, vabbè, a parte che poi ci puoi fare un sacco di cose, però prendiamo una foto a caso, che ne so, questa tipo, anche se non è la più adatta per fare questo esempio, però vabbè. E andando qui, aspetta, qui puoi scegliere tipo tutte le luci
fighissime da mettere così sulle foto e oh, mi piace troppo, troppo. PixArt che utilizzo in realtà per le inserzioni del canale. Poi ho WeHearted, che sarebbe un'applicazione appunto di cui vi dicevo prima, per trovare tutte foto vintage, tipo, che ne so, che posso scrivere, California, che sarebbe un tema molto Tumblr in realtà. È una specie di, appunto, madonna, ok, mi è uscito il lampo di genio. In pratica è un'applicazione in cui trovi molte foto Tumblr e tipo tutte foto così, è fichi, vabbè, è fighissimo, e tutte queste immagini. E infatti qua spesso trovo anche gli sfondi per il mio telefono, adoro. Ho dei giochi, Anagraph App, che sarebbe un gioco dove tipo ti danno delle lettere tutte messe in disordine e tu devi scoprire la parola. Poi ho Snake vs Block, che sarebbe, penso lo conoscete un po' tutti, è questo gioco qua in cui tipo devi prendere palloncini e devi superare i blocchi, e è molto antistress questo gioco. Ho il ristorante di Gordon Ramsay, che, cioè, io vi giuro, è una droga questo gioco, è fichissimo, e tipo beh, devi fare il ristorante, devi cucinare, queste cose qua. Poi ho la Gmail, vabbè, l'email di Google, Shazam, che utilizzo anche spesso. Poi ho l'applicazione di scuola, di DAP Famiglia, che sarebbe il registro elettronico scolastico. Poi ho Quiz Patente, perché sto cercando di prendermi anche la patente, però non ho tempo neanche per prendermi la patente, è una cosa assurda, però ogni tanto comunque mi esercito con l'applicazione giusto per non perdere il filo. Poi, ho WhatsApp, vabbè, insomma, ce l'hanno tutti. Poi ho l'applicazione del McDonald's, che mi piace un sacco perché trovi un sacco di offerte fichissime, tipo sono andata a mangiare al Mac con papà un paio di giorni fa e abbiamo preso un Crispy McBacon a 1 euro, che di solito costa 5 euro, quindi insomma è molto conveniente per chi si trova spesso in città e ha un McDonald's vicino. L'altro gioco che ho è Gardenscapes, che mi piace un sacco, pure mi diverto molto. E poi ho un'altra applicazione che si chiama RAD VHS, che vi faccio vedere. Pratica è un'applicazione in cui puoi fare tipo video del genere, io stavo cantando in questo video, però tutto questo effetto con le date, che prima di solito si trovano appunto nelle videocamere molto vecchie, cose così. Vabbè, poi oltre alle applicazioni normali, insomma, è questo il mio telefono, non ha nulla di speciale. E anche, soprattutto perché ho comprato l'iPhone 16 giga, cioè l'iPhone 16 giga non si può comprare, cioè è una cosa stupida perché non ci puoi mettere nulla. Infatti tipo di foto non ne ho tantissime, cioè ne ho tipo 2000, ok, forse saranno anche tante, però per me sono poche, perché io ho un sacco di ricordi, un sacco di video, un botto di cose sul telefono e mi piace ogni tanto andarmene a riguardare. Quindi prossimo telefono che mi compro, me lo compro con una memoria decente. Questo era il video, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto cosa vorreste vedere e vi lascio in descrizione anche tutti i miei social, così se avete voglia di aggiungermi su Instagram, su Snapchat, se avete voglia di farmi qualche domanda potete iscrivermi in uno di questi social. E niente, ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio come sempre per avermi ascoltata. Un bacio enorme!